Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino. Come vedete inquadrati, ci abbiamo tra le mani un N8, un cavetto per l'USB on the go che trovate nella confezione di N8 e il cavo USB, micro USB, che trovate per il collegamento di N8 a un computer. Tutto il materiale che vedete lo trovate già all'interno della confezione di N8. Questo è una demo sul funzionamento di USB on the go. USB on the go è una funzionalità presente negli ultimi Symbian, in questo caso dovendone scegliere uno abbiamo scelto l'N8. Allora, prendete il vostro N8, andate a collegargli il cavettino per l'USB on the go, prendete un N97, per esempio di un amico, al quale volete passare o dal quale volete copiarvi delle foto, dei video che ha realizzato. E andate a collegarlo in questo modo. Sull'N97 andate a dirgli di utilizzare il collegamento come archivio di massa, l'unica accortezza. Come potete vedere, sono stati aggiunti due dispositivi. Perché? Perché ovviamente l'N97 è dotato di una memoria integrata da 32 GB più la possibilità di leggere una memoria micro SD extra. Noi la micro SD non ce l'abbiamo inserita, abbiamo voluto utilizzarlo, diciamo, così pulito solo con la memoria integrata da 32 GB, memoria che viene vista, vedete in questo caso memoria non disponibile, mentre la memoria è più che facilmente consultabile. Come vedete, abbiamo varie cartelle appunto a portata, diciamo, di clic. Possiamo entrare anche in immagini. E in immagini, per esempio, vedete, in questo caso è una foto di una Cayenne che ho passato via Bluetooth al telefono per essere appunto utilizzata come test di sfondo. Esattamente come vedete questo file, lo potete anche copiare. Vedete? Tra le opzioni c'è invia, elimina, copia, seleziona, rinomina, quindi potete trattarlo esattamente come qualunque file visibile tramite l'USB on the go. In questo modo potete copiare un'immagine presente, in questo caso nell'N97, la potete copiare nella memoria di N8, come potete fare anche viceversa, quindi una serie di scatti realizzati con N8 possono essere facilmente copiati direttamente nel telefono di un vostro amico o amica o quel che vi capita. In questo modo, il passaggio di dati sarà sicuramente, diciamo, più veloce che farlo attraverso, per esempio, una condivisione mail piuttosto che una condivisione via Bluetooth. Nel momento in cui dovete passare un intero album o più album di scatti realizzati, questo metodo sicuramente è molto comodo. Basta alla fine avere semplicemente quello che vi viene dato in fase di vendita, né più né meno, non vi serve niente di straordinariamente costoso. La dimostrazione termina qui, non c'è altro che vi possiamo far vedere, quindi l'USB on the go aumenta ulteriormente la propria funzionalità, in questo caso da un N8 a un N97. Il video termina qui, mi raccomando, iscrivetevi al canale così da non perdere questo e altri esperimenti curiosi che realizziamo per voi. Per il momento vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.